Tre giorni attorniati dal fascino delle Dolomiti dell'Alta Badia. Escursione alle cascate Pichadou. Siamo partiti dal parcheggio della cabina Via Boé a Corvara e seguito le indicazioni per Cascades. Si entra nel bosco del Borest e si inizia una dolce salita lungo il rio Pichadou. Dopo circa un'ora di cammino, siamo arrivati ad un vasto prato sotto le pareti del Sella. Per il ritorno, imbocchiamo il sentiero sinistra in direzione di Colfosco. Si attraversano bei prati che offrono una bella fioritura. Da qui il sentiero ritorna in direzione di Corvara in dolce discesa. Dolomites Bike Day è l'occasione perfetta per provare l'emozione di pedalare sulle strade protagoniste del Giro d'Italia. Le strade vengono chiuse al traffico e sono riservate ai ciclisti. Siamo partiti da Corvara e il primo passo è il Campolongo a 1875 metri. Siamo poi arrivati ad Arabba a 1602 metri. Immersi in un fantastico ambiente montano, abbiamo raggiunto anche il Passo Falzarego. Abbiamo proseguito fino al Passo Valparola, da dove inizia una bellissima discesa. Passando per San Cassiano e la Villa, abbiamo completato il giro ritornando a Corvara. Concludere la giornata, siamo saliti a Colfosco e alla Malga Edelweiss. Early in the morning I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Giro tra i monti Civetta e Pelmo. Si parte dall'abitato di Santa Fosca e dopo circa 3 chilometri si prosegue lungo la strada sterrata che segue il corso del Rio Canedo. Proseguiamo in salita passando il pianoro della Malga Vescovà. Imbocchiamo la forestale,
che con andamento altalenante sale fino allo chalet Col di Baldo, dove si apre uno straordinario panorama sui monti. Dopo il valico si scende velocemente fino a ritrovare la strada asfaltata e salire fino alla Forcella Straulanza. Una lunga ed entusiasmante discesa ci riporta a Pescul e Santa Fosca, dove termina questo panoramico giro.